Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparro e so cose. E nell'enorme collezione che hanno qui al poligono di armi che non sono normalmente accessibili al pubblico per provarle o neanche in realtà per comprarle, ci sono delle piccole perle che non hanno particolare valore commerciale oggi, ma comunque raccontano una storia interessantissima. E se mi sono avvicinato così tanto con la telecamera è perché vi voglio raccontare di una pistola molto piccola, ma che racconta una storia del tutto sorprendente e molto interessante per la storia delle armi da fuoco. Questa è una menta. E se andate su internet ci sono veramente pochissime, se non quasi nessuna informazione su questa pistola. Questa pistola in realtà è una copia di un'altra un po' più diffusa, la cosiddetta Beolla, prodotta da Becker & Holland, ma neanche su questa ci sono così tanti dati. CN Arsenal ha fatto un video, tra l'altro molto breve perché sembra che non ci sia tanto da dire, perché ci sono pochissimi, se non quasi nessuno, documenti rimasti. Un'altra fonte che ho utilizzato è un interessantissimo libro intitolato Pistole militari imperiali. È un libro italiano che ci racconta la storia di questa e di altre pistole tedesche della Prima Guerra Mondiale. Io possiedo questo libro, ma non ce l'ho qui in Polonia. Però grazie a una ricerca su internet ho scoperto che esiste un video di una recensione di questo libro fatta da nessun altro che Gunpassion 95. L'abbiamo conosciuto in una live insieme, quindi subito gli ho scritto su WhatsApp chiedendogli di farmi delle foto, delle pagine riguardanti i capitoli. Lui, nonostante avesse una grande mole di studio, le ha fatte. Per questo lo ringrazio. Nell'angolo a destra potete cliccare per trovare il suo canale e la live che abbiamo fatto insieme. Questo video probabilmente senza il suo intervento non sarebbe stato possibile. La menta rientra in una storia quasi dimenticata delle armi da fuoco, ma importantissima e secondo me interessantissima, perché questa è una pistola in 7.65 Browning. Io più volte ho detto che se dovessi iniziare una collezione sarebbe proprio una collezione di pistole in 7.65 Browning. Costano poco, sono poco importanti per quanto riguarda l'ambito marziale. Oggi hanno poco valore, ma hanno storie dietro spesso interessantissime. Storie spesso che hanno dato vita a aziende molto famose. Ma prima di parlare di questa pistola e dell'azienda, dobbiamo parlare della munizione. Il 7.65 Browning, anche noto come 32 ACP, oltreoceano, è stata una munizione importantissima per lo sviluppo delle armi semiautomatiche. Per importanza storica è alla pari del 9 Parabellum o il 45 ACP, oserei dire. John Moses Browning, il famosissimo inventore e creatore di tantissime armi, forse il più famoso ingegnere di armi da fuoco, verso la fine della sua carriera, aveva un accordo sia con la Colt che con la FN, la Fabrique Nationale belga. Questo accordo che aveva diceva che qualunque prodotto lui avesse sviluppato e messo sul mercato sarebbe stato venduto negli Stati Uniti e nelle Americhe dalla Colt, mentre in Europa e nel resto del mondo dalla FN. E quindi ci sono tantissime armi che sembrano avere un doppione, ci sono tantissime armi che sono quasi identiche ma sono una della Colt, una della FN. La sua prima grande creazione nel mondo delle pistole è la FN 1899, con piccole modifiche poi chiamata FN 1900 o anche Colt 1900. È l'arma che introduce il 32 ACP, chiamato così da lui, in Europa 7.65 Browning, aprendo così un enorme mercato. Apre un mercato perché le pistole semiautomatiche non erano ancora affatto diffuse all'epoca e il 32 ACP è una cartuccia abbastanza leggera. Essendo abbastanza leggera permette la realizzazione di piccole pistole tascabili, senza particolari meccanismi, perché queste sono semplici per pistola a massa battente, come la FN 1900, e lancia un enorme mercato di queste piccole pistole tascabili semiautomatiche. E tantissime aziende in quegli anni, dal 1900 in poi, andranno a produrre questo genere di armi. La FN 1900 e i suoi successori e la sua concorrenza saranno armi estremamente popolari nella prima metà del Novecento. E fu l'occasione per tantissime piccole aziende di entrare nel mondo delle armi da fuoco, o meglio, a volte riconvertirsi. Entrare nel mondo delle pistole, perché molte aziende, per esempio, producevano canne per fucili, mentre quest'arma, non solo quest'arma nello specifico, ma in generale tutte queste pistole a massa battente in 32 ACP sono estremamente semplici e facili da realizzare. Non sono però pistole militari. La munizione non è affatto potente, è una munizione oggi considerata del tutto obsoleta. Per certi versi lo è e
onestamente c'è di meglio se vuoi scegliere qualcosa in piccolo calibro per l'autodifesa, ma all'epoca era una delle più popolari munizioni in assoluto. C'era un periodo dove letteralmente il 32 CP, il 765 Browning, era la munizione più popolare in assoluto nel mondo. E tutte queste armi sono state copiate, vendute e hanno circolato in tutto il mondo. Pensate che la prima pistola che ha prodotto la Corea del Nord è stata una copia appunto della FN 1900, perché è estremamente semplice da realizzare. Ora, una piccola cosa succede a inizio Novecento chiamata Prima Guerra Mondiale. E la Prima Guerra Mondiale è una guerra di attrito, è una guerra dove tutte le risorse di una nazione vengono concentrate verso lo sforzo bellico. E chi dura di più vincerà questo conflitto? La Germania, ovviamente, nonostante i primi iniziali successi contro la Francia e la Russia, iniziò ad essere in difficoltà. La guerra si fermò nelle trincee e iniziò una lunga guerra di attrito. E le fabbriche che producevano la Luger non erano in grado di soddisfare il bisogno dell'esercito. L'esercito che si era immensamente espanso, perché nuove persone venivano reclutate continuamente, non solo, le armi ovviamente si danneggiano, vengono distrutte in combattimento, quindi bisogna continuare a produrle continuamente. Produrre però un numero sufficiente di pistole Luger era impossibile. L'esercito tedesco quindi fece un po' quello che fecero tutti gli eserciti dell'epoca. Le migliori armi andavano al fronte, mentre quelle un po' vecchie o di secondaria importanza potevano essere relegate a compiti secondari. Dovete sapere che solo una minoranza delle truppe stanno al fronte. La maggior parte del personale militare in realtà sta nelle retrovie e sono tante persone, sono autisti o, non so, conducenti di carri con i cavalli, forse all'epoca per la maggior parte, sono ufficiali medici, sono guardie di sicurezza di un deposito presso una ferrovia. Ci sono tantissime cose che richiedono un'arma, ma che non necessariamente deve essere l'ultima arma della gamma del paese. Non deve essere l'arma più moderna in assoluto per fare da guardia a una stazione ferroviaria, per dirvi. O non serve avere l'ultima arma in assoluto per essere un ufficiale delle comunicazioni o un ufficiale di un'unità logistica. È proprio in questo contesto che nasce il programma delle Behelf Pistole, le pistole di emergenza. Le pistole migliori, le Luger, andavano al fronte. Chiunque altro, nello specifico gli ufficiali, dovevano procurarsi un'arma, privatamente. In buona parte degli eserciti in quell'epoca, in realtà, gli ufficiali dovevano privatamente comprarsi le armi. E in particolare c'è un interessantissimo documento dell'agosto del 1917 che elenca queste armi e elenca i prezzi per queste armi. La più famosa di queste Behelf pistole, pistole d'emergenza, è sicuramente la C-96. La C-96, la Mauser C-96, non verrà ufficialmente adottata dall'esercito tedesco in quel contesto, ma sarà largamente utilizzata proprio come pistola di rimpiazzo, anche se molte di esse finiranno al fronte. Non era comunque la pistola di scelta, non era la pistola primaria dell'esercito, quella era ovviamente la Luger P-08. Altre pistole, come questa, invece, furono molto popolari nelle retrovie. La storia di questa pistola inizia in realtà nell'impero austro-ungarico, dove un ingegnere ceco brevetta una pistola chiamata la Tomiska, la piccola Tom. In Germania ci sta una città abbastanza famosa per la sua industria armiera locale, l'equivalente di Gardone Valtrompia in Italia potremmo dire, che è Suhl. Suhl aveva tantissime piccole industrie che producevano principalmente armi da caccia. E la Becker & Holland non era di meno. La Becker & Holland produceva esclusivamente armi da caccia. L'unico problema, produrre armi civili viene proibito durante la guerra nella Germania, perché tutta la capacità industriale, ma anche dei materiali, perché serve l'acciaio per produrre armi, deve essere destinata all'esercito. Queste aziende come la Becker & Holland, che sono piccole aziende, devono trovare un modo per sopravvivere. Devono produrre e vendere qualcosa e siccome possono produrre e vendere soltanto per l'esercito, devono adeguarsi. Non è chiaro come, perché non c'è la documentazione, ma la Becker & Holland mette mano sul progetto della Tomiska. Ha così accesso ai materiali dati dal governo tedesco e questo progetto, che è estremamente semplice, può essere subito realizzato, perché l'arma è veramente più semplice di qualunque cosa abbiamo visto fino ad ora. Se pensate che la Makarov fosse semplice, la Makarov è molto più complicata in realtà di questa pistola qui. Viene prodotta la Beholla da Becker & Holland, ma altre aziende di Suhl produrranno la stessa arma. C'era il progetto, c'era la possibilità. Un'altra azienda di un certo signor Menz
inizierà a produrre una copia un po' più economica della Beholla, chiamata appunto Menta, ed è questa pistola qua. Tra l'altro il numero di serie e le punzonature che ci sono sulla canna e sull'otturatore confermano che questa è una pistola di produzione appunto bellica. Non ne vennero prodotte tante perché di menta ce ne sono più di 10.000, molte vennero prodotte anche dopo la guerra ma sotto altri nomi con caratteristiche un po' diverse. Tra l'altro c'è grande varietà di dettagli in tutte queste pistole, per esempio la maggior parte delle pistole menta hanno chiaramente scritto qua menta calibro 6,65, questa non ce l'ha. Come facciamo a sapere che è una menta? Da questa impugnatura. L'impugnatura varia nelle varie Becker & Holland e nei surrogati, chiamiamoli le Becker & Holland, e questa è chiaramente una menta. Da vicino possiamo osservare meglio qualche dettaglio. Innanzitutto vi avverto che non andrò a smontare quest'arma perché presenta due difficoltà. La prima difficoltà è che bisogna rimuovere questo perno e devo avere un attrezzo apposito per rimuovere questo perno, e siccome questa è una pistola che, anche se non costa tantissimo, ha un certo valore storico, preferisco non graffiarla nel processo. La seconda cosa è che la molla del percussore lanciato è fissata in un modo abbastanza strano e c'è un alto rischio che voli da qualche parte e non voglio perdere il percussore di una pistola non mia. Comunque non c'è affatto tanto da vedere dentro, quindi sopravviveremo in qualche modo. La Menta è una pistola semiautomatica a massa battente. Io non ho le mani molto grandi per una persona della mia statura, ho delle mani di una persona media, ma come vedete non riesco a appoggiare il mignolo, a malapena riesco a appoggiare l'anulare. È abbastanza scomodo da tenere per questo motivo, perché il mignolo non ha alcun modo di appoggiarsi. Presenta un tipico sgancio del caricatore, all'europea potremmo dire, alla base. Spingendo questa leva posso rimuovere il caricatore, che è un semplice caricatore a colonna singola da 7 colpi. Qui sul retro, inoltre, è l'unico altro comando che vediamo nella pistola, la sicura. Sicura, può sparare. L'arma è una semplice massa battente, come vedete. Tra l'altro non ha il cosiddetto hold open, quindi quando spara l'ultimo colpo non rimane aperta, rimarrà chiusa. Ecco perché neanche posso tenere il carrello aperto, ma lo devo spingere manualmente. Tra l'altro è una molla abbastanza dura, essendo la pistola leggera. In qualche modo la forza dello sparo deve essere contenuta. E sappiamo che le pistole a massa battente contengono lo sparo sia con la massa e con la forza della molla di recupero. Una caratteristica meccanica abbastanza interessante è che, cerco di farvelo vedere, quando finisco l'apertura vedrete il percussore che sbuca fuori di nuovo. Vedete il percussore che sbuca fuori? In quest'arma il percussore fa anche da espulsore. In poche parole, ha un range di movimento avanti e indietro. Quando è tutto in avanti, allora è quando abbiamo premuto il grilletto e detona la cartuccia. Quando l'arma si apre, il percussore finisce la sua corsa e sbuca fuori di nuovo, in tal modo facendo volare via la cartuccia che abbiamo appena utilizzato. Tra l'altro nell'arma possiamo vedere chiaramente come si muove una barra che trasferisce la forza del grilletto al percussore lanciato. Ovviamente l'arma è azione singola. Il grilletto, vi dirò, così a sentirlo non è affatto poco piacevole, ma una cosa, essendo l'arma così piccola, devo mettere il mio dito in questa posizione stranissima per poterlo raggiungere. Normalmente il grilletto lo vorrei avere qua io, mentre devo piegare il dito in una maniera strana per poterlo raggiungere. Quindi diciamo, è una pistola non proprio molto comoda, ma cosa ci aspettiamo da una pistola così piccola? Forse la pistola più piccola che abbia visto combattimento nella guerra. E non mi dite che c'era la Colibri per colpa di quel videogioco, perché non c'era la Colibri nella guerra. Un'altra cosa di questa pistola che forse notate è dove cavolo sono le mire, che si vedono appena. Come vedete appena appena si riesce a vedere il mirino, mentre la tacca di mira è fresata direttamente nel carrello otturatore. E come vedete, non sono le migliori mire del mondo. Oserei dire che con questa pistola non si può fare del tiro a segno. È prettamente un'arma d'autodifesa. E se la punto così davanti a me, prenderla a due mani è proprio impossibile. Cioè, è possibile, ma è inutile. Se la prendo così davanti a me, guardo, è più mirare intuitivo. E letteralmente puntala
nella generica direzione del tuo bersaglio e spera che il tuo bersaglio non sia più di 5 metri e premi il grilletto. Perché questo doveva essere una pistola per ufficiali di autodifesa in caso estremo, ma soprattutto una pistola per mantenere lo status d'ufficiale. È importante che l'ufficiale abbia l'arma che lo rappresenti. Bene, spero che la storia di questo piccolo capitolo delle armi da fuoco, poco conosciuto da quanto vedo, in realtà anche perché ci sono poche documentazioni, vi sia piaciuto. Io come sempre sparo e so cose, ricordatevi che ci sono le magliette del canale disponibili, aiutano molto il canale. Non negherò che faccio una percentuale sulle magliette e gli introiti delle pubblicità anche aiutano il canale, aiutano soprattutto nell'acquisto delle munizioni, mi aiutano perché posso programmare inoltre futuri viaggi in alcuni posti che hanno armi interessanti. Quindi se volete sostenermi, considerate l'acquisto di una maglietta. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima!